Benvenuti oggi ad un nuovo appuntamento del canale Passione Stilo Grafiche. Oggi recensiremo una stilografica della Brunbier, Orso Bruno come marca, che ha un design particolare. Una penna davvero dal design speciale, l'ho trovato in una cartolibreria del paese in cui vivo e l'ho acquistata perché mi è piaciuta. Devo dire una cosa, fare una premessa. La stilografica è particolare, molto bella, guardate. Nulla da dire. Il pennino è un pennino, diciamo, anonimo perché c'è scritto Iridium Point Germany. Questa è una serie di pennini che si trovano spesso in commercio, che non hanno un marchio particolare, che poi alla fine capita a volte che scrivono anche bene. Cioè dice che sostanzialmente la punta in iridio è stata fatta in Germania. E lì si ferma la storia, insomma, di questi pennini. Eppure, tempo fa, considerando il look particolare, l'aspetto particolare di questa penna, tempo fa, guardando alcuni cataloghi di penne stilografiche su internet, considerato che ci sono parecchi produttori di penne stilografiche cinesi, tra cui la Hiro, la Winsung, Jinhao, Bauer, e chi più ne ha più ne metta, anche la Duke, la Picasso. E c'era anche un tipo di produttore di stilografiche che si chiama Regal. E guardate qua. Questa è la Brunbier, Orso Bruno, e questa è la Regal. Cosa notate? Io essenzialmente noto che il design è praticamente identico, simile, tranne la parte qua del cappuccio, che qui è un nero satinato e qui invece è un nero lucido. Particolarità di questa Regal, è il fatto che ha un pennino proprietario, proprio con una R, che indica appunto il marchio della Regal, e il sistema di carica sempre a cartuccia o a converter. In questo caso avevo messo un semplice converter di quello ultra economico. E devo dire che quella che avevo io in mio possesso alla Regal mi ha dato delle soddisfazioni. Scriveva molto bene e tuttora è una penna dal design accattivante, a me è sempre piaciuta. Oggi recensiremo quella della Brunbier con il pennino in Iridium Point Germany. Andiamo a inserire la cartuccia. Una cosa pure che ho notato è il fatto che all'interno, rispetto anche alla Regal, ha delle tracce di ruggine, perché è tutta in metallo, tranne la parte qua dove è collegato il pennino, questa parte qua in plastica, poi il resto è tutta metallica la penna. Questo è uno dei difetti che ho subito notato, considerando che la penna che ho acquistato mi è costata sui 18-20 euro, questa è la Brunbier, che è comunque un marchio di penne che produce non soltanto stilografiche. Andiamo a misurare, nell'attesa che giunga l'inchiostro al pennino, andiamo a misurare le dimensioni di questa penna. Questa penna misura 14 cm da chiusa, mentre aperta misura circa 15 cm. Guardate il design, è un bel design. Per un appassionato di stilografiche, avere in mano una penna di questa, in metallo, che con questo design, devo dire che suscita delle emozioni particolari. Non è una penna senza un perché, ma è una penna che ha un suo apparire, una sua maneggevolezza, una penna particolare, una bella stilografica, un bel design. Appunto, devo fare complimenti a chi ha progettato questa stilografica. Dunque, prova
di scrittura canale fazione stilo grafiche stilo grafica Bruin Beer Orso Blu. Questa è una prova di scrittura con la penna stilografica della Bruin Beer dal bel design scriviamo simile alla Regal. Ora non ricordo se è prodotta in America o in Canada perché è un marchio di stilografiche che si è comunque affacciato ora sul mercato. Dove è fatta la penna questo non ve lo so dire, però una mezza idea me la sono fatta. Il pennino è un Iridium Point German e sulla carta sembra scrivere bene. Andiamo a verificare il discorso della perdita di tratto, se il tratto è costante. Devo dire che il pennino graffia un po', che noto questo, che c'è un, secondo come intenzione sulla carta, graffia un po', però il flusso è costante. Vediamo sulla velocità di scrittura. Sì, c'è un leggero, non è proprio fluido, non scivola sulla carta, non è proprio morbido, ma si sente leggermente grattare, nonostante si comporti, sembra comportarsi bene. Guardate qua, il pennino non si comporta male. Proviamo l'altro lato del pennino. Prova di scrittura con l'altro lato del pennino, e anche qui non è male. Finora la penna non si è comportata male. Andiamo a vedere nella scrittura veloce come si comporta questa penna. Devo dire che con la Regal davvero ho avuto un buon impatto. E l'ho utilizzata da molto tempo proprio perché questo design mi ha colpito in maniera particolare. Personalmente, diciamo, questi pennini con la scritta Iridium Point Germany li trovo, come dire, dal punto di vista estetico, magari una stilografica di un marchio, ci si aspetta di trovare pennini marchiati con lo stesso stemma della stilografica. Allora, andiamo a vedere. Sì. Graffia un po', ma non perde il tratto. La caratteristica è questa, che graffia un po', però generalmente il tratto viene mantenuto. Sono delle piccole qua e qua, delle piccole perdite di tratto, però generalmente il pennino va bene. Generalmente il pennino scrive bene. Vediamo se per caso la quantità di inchiostro che fluisce attraversa il foglio. Allora, devo dire che si è comportata abbastanza bene. Che qui la carta non è stata passata al flusso di inchiostro. Dunque, dopo la prova,
giungiamo a dare un giudizio a questa stilografica. Voi che voto dareste? Allora, partiamo dal presupposto che il design non possiamo stabilire quale tra la Bloombeer e la Regal abbia copiato il design. Partiamo dal presupposto che il design sia un design proprietario unico e che il marchio Bloombeer abbia prodotto, diciamo, questa penna in toto. E il discorso del pennino mi ha un pochettino sorpreso perché non mi aspettavo personalmente andare a vedere un Iridium Point Germany, che è un pennino, diciamo, che si trova stilografiche economiche, diciamo così, chiamiamole così. Devo dire che questo si comporta bene sulla carta, graffia leggermente, ma il tratto è continuo e non ha perdite di tratto. Questa è già una buona cosa, perché ha il suo... Guardate qua. Va bene. Allora, diamo un voto che tiene conto del fatto del design, che del marchio, della leggerezza e comfort della penna e della scrittura con il pennino Iridium Point Germany. Allora, sicuramente darò un voto sufficiente perché comunque si comporta bene, non ha perdite di tratto, scrive bene al tratto veloce e la quantità di inchiostro non passa al foglio. Allora, io gli do come voto di oggi a questa stilografica della Bloombeer un 7. 7. Dunque, voto di oggi 7. Allora, chiudendo questa recensione con un voto attribuito con un bel 7 a questa stilografica, chiudiamo la nostra recensione di oggi e ci diamo appuntamento alla prossima recensione del canale Passione Stilografiche.